straordinaria accoglienza ed un lavoro, mi piace dire, non soltanto per un grande evento, ma 365 giorni all'anno che racconta il protagonismo giovanile napoletano, che è fatto da tre parole chiave: partecipazione, vita politica, creatività. Nel convento di San Domenico Maggiore, il patrimonio monumentale artistico della città di Napoli si unisce a quell'altro straordinario patrimonio che è il patrimonio umano, i suoi ragazzi, con il coro della città di Napoli diretto da Carlo Morelli. Noi daremo il benvenuto a più di 100 delegazioni di altri giovani che provengono da tutta Europa, che vogliono confrontarsi attraverso la simulazione internazionale del Parlamento europeo. Questo perché noi crediamo che i ragazzi sono gli agenti naturali di cambiamento delle nostre città, del nostro paese, della nostra Europa, e lo sanno fare non soltanto con le loro competenze davvero molto forti, ma soprattutto con la loro creatività, la loro luce negli occhi, la nostra voglia di diventare quindi artefici del futuro che ci aspetta. Il Model European Parliament è un'attività realizzata per educare la cittadinanza europea attraverso sessioni di simulazione del Parlamento europeo che coinvolgono giovani studenti di tutto il continente. Sviluppare un sentimento di appartenenza all'Unione Europea ed una partecipazione più consapevole alla sua costruzione e far conoscere ed apprezzare il pluralismo culturale del nostro continente. E da Napoli questa settimana è cominciata la sessione 2015 con un denso programma di incontri di simulazione del Parlamento europeo. La cerimonia inaugurale stamattina nella sala del capitolo di San Domenico Maggiore. Innanzitutto è stata una mattinata straordinaria, perché vedere i ragazzi che vengono da tutta Europa accolti nel complesso di San Domenico Maggiore, in un luogo straordinario ricco di storia e di cultura, con la musica dei San Carlini, i nostri giovani dell'orchestra del San Carlo, in una città accogliente. Il messaggio è che noi vogliamo l'Europa dei diritti, l'Europa della dignità, l'Europa delle emozioni, dei giovani, del lavoro, non l'Europa del denaro, della sopraffazione e del respingimento.